Un personaggio ritrovato, Fernando Alonso, che è tornato fra i primi. Fra l'altro la McLaren festeggiava i 50 anni dalla sua fondazione. Stella Bruno ci propone alcuni aspetti curiosi di Fernando Alonso che pochi conoscono, a cominciare dal fatto che è commendatore della Repubblica Italiana. C'è una delle immagini che ti è cara, quella del samurai. Non vincere con la McLaren è come non vincere con la Ferrari? Penso è diverso con la Ferrari. Non abbiamo vinto il titolo, ma abbiamo vinto tanto. Quei 5 anni abbiamo lottato per il mondiale, quindi penso che è diverso. Questo è un progetto nuovo, partito da zero, con altre difficoltà. In Ferrari penso che è più forte, però allo stesso tempo non si può comparare, perché lì eravamo sempre quasi, vincevamo delle gare, vincevamo dei podi, quindi qui, essendo così indietro, è lì molto difficile. È dura. Chi è cresciuto di più secondo te in questo anno rispetto all'anno scorso? Penso quello che abbiamo cresciuto più siamo noi, quello non c'è dubbio. In testa? In testa penso la Red Bull è quella che è cresciuto di più. Il motore Renault ha avuto delle difficoltà grosse l'anno scorso e quest'anno sembra un po' meglio. La Ferrari penso che ha cresciuto molto l'anno scorso invece, che ha lottato per il mondiale, ha vinto delle gare e quest'anno più o meno si è tenuta sempre in cima. E qui c'è una foto che è diventata super mediatica. Sì. E tanti ti hanno ripreso in tantissimi modi. Qual è quella che ti è piaciuta di più? Ma ci sono tante divertenti, non saprei dire. Con i tori. Con i tori, la luna, sì. Mi sono visto in tante situazioni. Tante situazioni. Una foto, come dici, mediatica, un sport che lo segue tutto il mondo. E poi è bello anche avere un po' di senso dell'umore. Questa foto anche dimostra che tu sei sicuramente in Formula 1 il pilota più social. Penso che è bello essere aggiornato con il mondo e condividere un po' del nostro lavoro, che è un po' segreto dal di fuori. Certo, qui in pista non possiamo fare dei video, non possiamo fare niente, no, perché ci sono i diritti delle TV, quindi c'è tanto da far vedere ai tifosi che non possiamo, però sulla nostra vita più privata cerchiamo di essere, o di averli aggiornati sempre. Ci abbiamo un'altra piccola qui che dice che sei commendatore della Repubblica Italiana. L'hai pubblicata, quindi evidentemente sei abbastanza orgoglioso. Molto, molto orgoglioso. L'Italia mi ha dato sempre molta emozione e penso che quasi tutta la mia carriera sportiva l'ho fatta in Italia, da cominciare per i go-kart, quando avevo 13 anni ho cominciato a correre il campionato italiano, ho debuttato in Formula 1 con la Minardi, poi in Renault tutto lo staff era di Flavio Briatore, poi in Ferrari, quindi c'è sempre una storia molto legata all'Italia e lo sento come mia seconda casa. E sono molto, molto fiero di tutte le cose che mi arrivano dall'Italia e questa commendatore ancora di più.